Vai. Il congresso non è ancora cominciato, sta approvando le cose che ha votato ieri, è una vergogna assoluta. Allora, ieri, nella sua relazione, è stata appena approvata, come proposta, Salerita ha detto che farà oggi dopo le commissioni. C'è un verbale che basta leggere, se no, oppure andasse a sentire la legislazione del Vaticano. Quindi, però, secondo, Salerita non è nessun problema a parlare adesso, semplicemente siccome, come ho spiegato, e in uno degli applausi di parte della partita mi ha capito, stamattina sono previste le relazioni delle commissioni del segretario e del tesoriere, e il dibattito generale comincia a 2:30, per il quale ricordo ci si può descrivere, e quello che abbiamo fatto ieri, poi che si decide che parli prima Salerini e poi le commissioni o viceversa, essendo necessario cominciare subito ed essendo due relatori conti a intervenire e alcune commissioni ancora in corso, ho ritenuto opportuno non aspettare ma far parte prima era in corso e far sapere di venire con il conto tanto dietro, perché già facciamo così e in avanti. Allora sto dicendo, siccome si era scappato molto, ho ritenuto opportuno cominciare i lavori facendo parlare Cappato e poi Sapienza e poi eventualmente Salerini o le altre commissioni. Filmiamo l'ingresso della diva. Marta. Buongiorno, sono appena arrivata. Benissimo, però sto incavolata perché ho pagato pure il taxi, il pullman non c'era. Oggi è festa. Un disastro, qua siamo tutti senza soldi, senza soldi.
Senti, è questo che verrei a dire al congresso? Voglio andare in un partito ricco. Proprio mi sono stancata di questi partiti poveri, basta. C'è sta l'esercito di Silvio che cerca. Sì, infatti penso che passo al PDL. Oppure il PD se la passa meglio. Forza Italia, bisogna capire bene. Ah, vero, sì, scusa, no, Forza Italia. No, PDL no, Forza Italia mi piace, sì, vado. Poi fa una mozione congressuale di adesione ai radicali italiani a Forza Italia. Sì, bravo, è un'ottima idea, la faccio. A mozione di adesione, come la possiamo mettere? Adesso come la possiamo mettere non lo so, dove, però adesso sei... Ciao, vado in camera, ci vediamo dopo. Ciao.